Questa mattina davvero tanti ospiti si stanno succedendo nello studio Padre Marciano Morra di Padre Pio TV. Abbiamo detto all'inizio che avremmo parlato della giornata dell'educazione che abbiamo ricordato ieri, tra l'altro istituita dall'UNESCO, che in qualche maniera vuole ricordare il ruolo cruciale che l'istruzione e gli insegnanti svolgono nel contrastare l'incitamento all'odio, fenomeno cresciuto negli ultimi anni anche con la diffusione dei social media, danneggiando il tessuto delle nostre società. Vogliamo parlare di scuola, di educazione, ma anche di come la musica unisce i cuori. Lo facciamo dando il benvenuto ai nostri ospiti. Saluto in collegamento con noi il maestro Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della nuova orchestra Scarlatti. Buongiorno maestro, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. E saluto in studio la maestra Raffaella Melchionda. Buongiorno maestra Raffaella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, partiamo proprio dall'importanza della musica che unisce i cuori. Maestro Russo, lei già primo clarinetto solista dell'Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli. L'anno scorso l'Orchestra Scarlatta da lei fondata ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Quali le tappe più importanti di questo percorso? Beh, innanzitutto c'è da dire che la nuova orchestra Scarlatti nasce dopo la chiusura dell'orchestra della RAI, a cui sono succedute altre chiusure di altre orchestre. Questo ha dato inizio a quel degrado, se vogliamo, di cultura musicale ed altro che da 30 anni persiste nel nostro paese. E quindi per un'orchestra ormai, come dire, privata, resistere 30 anni è fuori da qualsiasi immaginazione, soprattutto in Italia. E cosa abbiamo portato l'orchestra, questa nuova orchestra Scarlatti, in giro per il mondo, in Europa, in Cina, in Russia, un po' dappertutto, e quindi, come dire, i risultati sono buoni. Mi state facendo vedere un'immagine molto particolare e molto bella, dove vedo Giovanni tra i nostri. Esatto maestro, lei accanto alla nuova orchestra Scarlatti appunto c'è il centro propulsivo che è anche l'orchestra Scarlatti Junior, quindi è il cuore della nuova orchestra Scarlatti. E quanti ragazzi vi fanno parte? Perché poi parleremo anche di Giovan Battista Cutolo, di Giorgio. Prima uno sguardo sull'orchestra Scarlatti Junior. Ebbene, è nata nel 2014. Dovete sapere che nel 2011, 12 e 13 noi abbiamo molto in qualche modo ragionato e in qualche modo deciso di chiudere tutta la nostra esperienza perché le cose non andavano in un certo modo. Poi nel 2014 ci viene l'idea, un po' come tutti noi meridionali, di mettere su famiglia, e dal momento in cui si mette famiglia tutti i problemi dovranno essere obbligatoriamente risolti. E tra queste orchestre a cui abbiamo dato possibilità di nascere, non solo l'orchestra junior, l'orchestra junior ha rappresentato quella più importante. Appunto, con la nascita del 2014 erano 62 i ragazzi che ne facevano parte, adesso sono 130, se non sbaglio 136, che ne fanno parte. Maestro, la collega Paola ha ricordato prima Giovan Battista Cutolo, Giorgio. Ecco, per chi non lo ricordasse o non lo sapesse, magari il giovane 24enne ucciso a Napoli la scorsa estate, era il 31 agosto del 2023, da un pregiudicato di 17 anni che gli ha sparato 3 colpi di pistola a bruciapelo a seguito di una lite per un motorino. Le chiederei un ricordo di Giovan Battista, di Giorgio, visto che era un membro della Scarlatti Junior. Giovanni Giorgio è stato dei nostri da quando lui aveva 13 anni e quindi è cresciuto con noi, e quelli che crescono musicalmente con noi vi assicuro che crescono anche umanamente e culturalmente, perché questa è la nostra missione. Intendo dire che tutti i nostri ragazzi, se non dovessero fare i musicisti, certamente saranno dei buoni cittadini nel rispetto delle regole e tutto quello che si può immaginare in una società coesa
Vi ricordo che l'orchestra, non la nostra, ma l'orchestra in genere, sono l'espressione chiara di una vera società coesa, dove il singolo è assolutamente ed obbligatoriamente messo a disposizione di tutti. Questa è la mentalità di uno che suona in orchestra. Tornando a Giovanni, a Giorgio, come tutti ormai lo chiamano. A 15 anni Giovanni era in grado di analizzare una partitura di Beethoven, di conoscerla, di Mahler, di altri. A 18 anni era capace anche di scrivere, di analizzare tutto quello che i nostri referenti istituzionali molte volte non sanno nemmeno di che cosa si tratta. Cosa intendo dire? Che Giovanni era diventato tra i nostri e non l'unico, uno esempio da portare avanti, da consultare, per gli amici dell'orchestra era sempre un riferimento. Ecco, questo è quello che è venuto a mancare nella nostra società, non solo a livello musicale, gli veri esempi. Dove sono i veri esempi? Allora, i giovani, noi in quella maledetta serata, quel maledetto giorno, ci siamo trovati di fronte a due esempi estremamente contrapposti fra di loro, quello che rappresentano quello che tutti vorremmo, una società coesa, una società culturalmente avanzata, e altri che hanno come esempi quelli che sparano, ma non solo quelli che distruggono attraverso le armi, perché ormai ci sono tanti modi per distruggere una società. Se volete, prendete spunto da quello che noi vediamo musicalmente, artisticamente, a livello di movimento in strada, eccetera. Quanti esempi negativi sono diventati la norma per tanti giovani? Maestro Russo, la pregherei di restare ancora qualche minuto collegato con noi perché abbiamo un tassativo da rispettare e poi torneremo di nuovo insieme. Grazie. Il ragazzo che state vedendo nella foto è il giovane musicista Giovan Battista Cutolo, che è stato ucciso il 31 agosto dell'anno scorso, giovane musicista dell'Orchestra Scarlatti Junior. Maestro Russo, abbiamo ricordato appunto Giorgio, lei ha parlato di Giorgio come esempio e riferimento per tutti quanti i giovani. Quanto è importante avvicinare i ragazzi, soprattutto se vivono in contesti difficili, alla bellezza attraverso la musica? Guarda, c'è un dato molto importante che ahimè purtroppo sfugge. Questa musica che voi state ascoltando non ha parole, si trasmette e si esprime attraverso il suono, un linguaggio aperto a tutti, ma non è descritto attraverso le parole. Quindi chi vuole, chi cerca, trova, ma non con l'uso della parola. In un mondo in cui oggi la parola e l'uso della parola è abusatissimo, per cui chi vuole cercare degli esempi attraverso una preghiera, la preghiera è qualcosa che esprime l'interiorità di una persona e che cosa chiede a chi chiede. Se tutto ciò non viene ascoltato, è inutile. Non sarà di buon esempio. A noi dispiace tantissimo che Giovanni sia diventato un esempio una volta morto. A noi sarebbe piaciuto che fosse un esempio in vita, come tutti gli altri, anche quelli che state vedendo. Sono dei veri esempi che dovrebbero essere riportati all'attenzione di tutti in ogni momento e potrebbero anche colpire l'attenzione di quelli che di esempi ne vanno alla caccia di esempi sbagliati.
Maestro Russo, grazie di cuore per essere stato con noi, è stato davvero edificante ascoltare le sue parole a partire dall'esperienza non solo dell'orchestra, della nuova orchestra Scarlatti, ma anche di Giorgio, un ragazzo a noi tanto, tanto vicino. Grazie, grazie maestro. Grazie a voi, grazie a voi.